Oggi la presentazione dei dati dei primi 6 mesi del 2023 del punto di ascolto antimobbing del Comune di Udine, un servizio molto importante sul quale continuate ad investire. Sì, è un servizio che l'amministrazione di Udine ha tutte le intenzioni di continuare a offrire. È un servizio totalmente gratuito e che garantisce l'anonimato dei lavoratori e delle lavoratrici che si rivolgono al punto d'ascolto e che hanno la possibilità di ricevere assistenza legale, medica e psicologica, perché il fenomeno del mobbing ha gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica, dei lavoratori. Per questo, è un servizio importante e che svolge un ruolo sociale rilevante. Sappiamo che il 72% delle persone che si rivolgono al punto d'ascolto sono donne. Su questo possiamo fare una serie di ipotesi riguardo all'inclinazione a rivolgersi allo sportello, ma anche a una considerazione sulle pari opportunità e sulla difficoltà che ancora oggi le donne hanno di conciliazione dei tempi.